Buongiorno Cat Passionari, sono Emanuele Vitaletti, siamo all'evento di Badesi e sono qui per presentarvi i prodotti Advance, la linea 2012. Passiamo alla neonata serie dei Cayman 5, l'ottima vela della serie Wave all round di Advance, che anche se è stato sempre difficile riuscire a migliorare questa linea, anche quest'anno siamo riusciti ad intercettare quella miglioria che fa sempre comodo. Allora, innanzitutto sono tornati gli scacchi, ci sono mancati. Il ferzo inserito del logo è rimasto cucito nel mezzo, che dà sempre quell'effetto di controluce che poi dopo vediamo. Tecnicamente il materiale è rimasto di ottima qualità, la serigrafia pochissima, ma la cosa più incidente è il numero di strat che siamo scesi a 3. Come potete vedere, come possiamo ben vedere, l'effetto della luce è bellissimo. Lo strat non fa sentire la mancanza data la classica forma della leading edge già spanciata, come ormai di consuetudine. La barra è una barra di nuova concezione, l'eva è formato per avere un miglior grip, il depower è migliorato con la possibilità di muovere la stopper ball e regolarla a nostro piacimento. Un altro ottimo dettaglio: abbiamo eliminato le carrugole in modo che usandola sulla sabbia non abbiamo quel problema di pulizia di inceppamento. Possiamo vederla nel dettaglio, ci sono degli anellini di alluminio aeronautico molto semplici, molto diretti. Lo scorrimento è assolutamente morbido e senza possibilità di intasamento. Sulla sensazione del ride, la prima sensazione che abbiamo quando lo portiamo, diciamo, nella zona neutra, sentiamo un lift un po' più deciso, ecco. Rimane sempre molto morbido, dolce, si ha sempre la sensazione di stacco, diciamo, dall'acqua classica, che però dura più a lungo. Non è più aggressivo, non è più violento, è semplicemente più duraturo. E la sensazione è proprio di atterrare non vorrei dire un paracadute, però proprio con un freno di atterraggio più gestibile. La velocità di rotazione è rimasta pressoché uguale, anzi mi azzarderei anche a dire che l'8,5 è ancora un po' più velenoso, mentre il 12 è un po' più performante. Per il resto il 7 rimane, galleggia molto di più rispetto ai 3, al 4 a cui siamo abituati, e è di un divertimento estremo, sinceramente. E l'ultimo arrivato della famiglia Advance è il Corsair, disponibile sempre nelle solite tre misure 7, 9 e 11. Facile spiegare lo scopo del C-Kite, un kite per la new school, per i ragazzi che fanno le power move da sganciati. Infatti tutto il lavoro che è stato fatto sulla ricerca e lo sviluppo del Corsair è sul momentum. Il momentum del Corsair è a livelli esagerati, uno può sganciare la barra, mettere l'aquilone in potenza e lasciarla andare, lui rimane lì, non scala, non esce fuori finestra, non dà dei tiri esagerati. Diciamo che il passaggio della barra è facilitato tantissimo. Direi che è un ottimo aquilone sia per esperti, sia per i pro rider, sia per chi inizia a fare le prime manovre da sganciato, perché veramente corregge gli errori nostri in una maniera estrema, avendo usato anche il Delta Lambda, il know-how del Delta Lambda del Cayman, siamo riusciti ad applicarlo a un aquilone semplice come il Corsair. Viene fornito di briglia e quinta linea. La quinta linea non è strutturale e si può eliminare. Per noi rimane la miglior maniera di rimanere sicuri anche facendo ride di altissimo livello, non assolutamente non ci ingombra, però non è strutturale.
culturale, quindi la possiamo eliminare. Un contraddistinguo esemplare del Corsair, come possiamo vedere, la grafica particolarmente aggressiva, per noi diciamo un motivo di vanto, perché è una cosa simpatica e vogliamo prenderci poco sul serio, ci sembra un buon modo di farlo. I nostri amici di Kite Passion condividono, quindi grazie a voi, grazie a tutti e a presto, alla prossima.